So just welcome all. It's great to see former faculty with us today too. So we have Tara, Sam, and Judith with us today. That's so fun. Everybody knows Ale, whether you were a colleague with her or a student of hers, or perhaps even somebody who may have helped hire you. I think Woody is getting on the call now. For those of you know Woody Halsey, who was SYA's president, resident director, also in SYA France. And he was just with SYA for so many years. I don't see him yet. I'm here. There he is. Hey, Woody, nice to see you. Hi. So I am going to let Ale take over. And again, I will be here in the background and I'll continue to let folks in as they arrive. So have a great class. Thank you. Thank you, Susan. See you later. See you later. Okay. Ciao, Valli. Hey, Judith. How are you doing? Grazie, Alessandra. Sto bene. Bene. It's so great to see you. It's wonderful to see you, too. Woody. Ciao, Woody. Tutto ciao, bene, Valli. Caro? Hi. Okay. Okay. Molto bene. Bravo. Bravissimo. Contento di vederti. Anche io, tantissimo. Brittany. Ciao. Bravissima. Come stai? Tutto bene. Tu tesoro, come stai? Bene. Cioè, insomma. Insomma. Sto benissimo. Sì, ecco, considerata la situazione. Bella! Quanto tempo? Tanto, troppo tempo. Senti, dove sei, cara, adesso? Io sto a Virginia, un po' fuori da Washington. Ah, ok, vedi. Vicino a Tara, allora, siete. Vedi? Sì. Kevino! Ciao, Kevino! Guys, this is such a great group. I could not believe when I saw the names that I could see so many people after so long. So wonderful, guys and girls. So let me see. Okay, who is going to... I cannot see you all together. I don't know why, but okay. I'm gonna see who else is here. Eccoli qua. I don't know how many of you know each other because I don't know the teachers. Maybe you didn't even meet any time. Maybe was that, but good. Allora, ma l'italiano ve lo ricordate tutti? Sì. Sì? Sì. Sì, Brittany, ti sento che parli. A voglia se te lo ricordi l'italiano. Sì. Impegno. Ecco Henry, ciao. Ciao bella, come stai? Ciao. Bene, bene. Tutto bene? Sì, molto ciao. Bene. Come certo. State voi? Tutto bene, tutto tranquillo. Sì, è un anno un po' strano, ovviamente per tutti quanti, Però insomma. Un po' strano, però via, che dobbiamo fare? L'accettiamo così. Eccoci. Allora, non so chi altro debba arrivare, non so neanche che ore sono, devo aspettare ancora forse. Ok. Allora, siamo un po' tutti per tutti gli Stati Uniti, ma che faccio io? Questa cosa la faccio in italiano? Sì. Questa presentazione? Sì, va bene. La faccio in italiano? Oh, poi sì. Ovviamente se c'è qualcosa che non si capisce, me lo dite, e parliamo in inglese. Sì? Va bene sì per tutti? Ok. Io veramente, a dir la verità, starei qui a chiacchierare con voi tutto il tempo, perché è così tanto tempo che non vi vedo che vorrei soltanto prendere un aperitivo e parlare con voi, però insomma. Ok, senti, state ancora tutti insegnando, credo, no? Ok. Brittany, tu fai? No, tu no. Beh, poverino, ci credo. Che cavoli. Sono troppo vecchio. Sei troppo vecchio? No! Non si direbbe. Ma Woody, ma quando vieni in Italia? Non ci vieni più a trovare? Forse in aprile, ma... No!
ma non è dipende del Covid. Lo so, infatti, certo. Dai, incrociamo le dita, speriamo che le cose vadano meglio, perché è troppo troppo tempo che non ci vediamo. Brittany, tu che fai? Io lavoro sempre per la Georgetown, l'università, e mi occupa della strategia e la comunicazione di un dipartimento che disegna il curriculum. Come si dice curriculum? Cioè il curriculum. Sì, curriculum. Per il college e nel futuro, diciamo, noi pensiamo di in che modi dobbiamo preparare gli studenti. Uh-huh. E pensiamo tipo tra 5, tra 10 anni e consideriamo le facoltà, le esperienze che possiamo dare o offrire agli studenti nel futuro e cerchiamo di disegnare, di fare il curriculum di oggi ad arrivare a quel punto del curriculum. Del punto del... sì. Bellissima, bellissima sì. Questa cosa. Mi piace molto, sinceramente. Mi piace molto. E ogni tanto insegno, cioè, diciamo, faccio le lezioni di italiano private. Ho avuto una studentessa qualche anno fa che rimaniamo in contatto per Carolina Olliri, che ha fatto la SYA. Due anni fa, mi credo, mi sembra. Ah, fantastico, vedi che brava, sono contenta, perché Brittany è stata con noi tantissimi anni fa, era proprio quasi, all'inizio era quasi, guarda. Il primo anno. Sì, proprio era una... la prima classe. Erano tutti pioneer. Bellissimo, bene. E quindi lei è stata con noi. Poi ci abbiamo, va bene, il grande Woody Halsey, ve lo dico, lo conosciamo tutti. Judith Hayes è venuta un po' di anni fa anche a insegnare, Sam è un altro insegnante. Io ve lo dico perché magari non vi conoscete. Avery e Erica sono studentesse. E poi... oh, Josh! Ciao, Josh! Ciao. Non ti avevo vista arrivare! Ciao, bello! Ciao, ciao. Come stai? Sto bene. Bravo. Che fai di bello? Di bello sto... ho il saluto. che altro può dire? Vabbè, ok. Bene, sono contenta di vederti. Quindi anche Josh è stato un insegnante, invece Kevin Miley è stato uno studente, Kevin Miley è un altro insegnante, Tara, Slater erano insegnanti tanti tanti anni fa. Quindi sono proprio felice di vedervi tutti. Va bene ragazzi, cominciamo questo viaggio, diciamo dalle origini della lingua italiana a oggi. Qualcosa di questo i miei studenti potrebbero già conoscerlo, perché io in classe lo spiego sempre, ma oggi andiamo un pochino più, approfondiamo un pochino di più, quindi... non sarà completamente una ripetizione per loro. Allora, io parlo in italiano, d'accordo? Però naturalmente voi, se avete bisogno di capire meglio qualcosa, mi chiedete, lo vediamo insieme. Cerco di parlare un po' lentamente, anche se mi sembra di capire che tutti quanti l'italiano ve lo ricordiate molto bene. Ok. Allora, in questa prima slide non vi preoccupate, perché voi vedete l'indoeuropeo, che l'indoeuropeo ovviamente è la madre di tutte le lingue, ma non cominciamo da laggiù, se no non finiamo più. E veniamo invece, diciamo, alla lingua che ha dato veramente origine più da vicino all'italiano e anche a tutte le lingue romanze. Quindi, oddio, come si fa? Ecco, con questo... Allora, veniamo a diciamo, una realtà che forse si conosce un po' meglio, che è l'impero romano, ok? Questo enorme impero. Questa è una cartina di quando l'impero romano era la sua massima espansione, quindi vedete che in effetti prende moltissima parte dell'Europa, ma anche prende parte dell'Africa, e ovviamente perché abbiamo avuto anche l'impero romano di Oriente. Quindi è una grossa, grossa fetta della parte, diciamo, del Mediterraneo.
Allora, come sappiamo tutti quanti, la lingua ufficiale dell'impero romano era il latino e bisogna dire però che il latino, i romani non hanno imposto il latino alle province che hanno dominato. Ovviamente era però la lingua ufficiale che si usava appunto per i documenti ufficiali, che si usava nelle comunicazioni tra esperti di particolari discipline, non so, la scienza, la filosofia, quello che sia. Però che succede? Che il latino ovviamente entra in zone dove c'era già una lingua esistente, quindi c'è un, e come succede sempre, c'è un po' un, una, si mischiano queste lingue, no? Una va a invadere l'altra, va un po' a entrare nell'altra. E quindi che succede? Che consideriamo anche questo, che il latino che conosciamo noi, quello che studiamo noi, in realtà non si è mai parlato, ok? Si è usato per iscritto, è appunto quello che dicevo, per queste cose ufficiali, ma la gente, le persone parlavano una lingua che era appunto più addomesticata, più semplice, più vicina alla loro cultura. Che succede? Che a un certo punto l'impero romano cade, come sappiamo, nel 476, dopo la caduta dell'impero romano l'Europa si frammenta, si capisce? Fragment, si, the Europe, you know, fragments, nel senso che si creano delle zone, non c'è più l'impero romano a tenere insieme culturalmente, né linguisticamente questa cosa, e quindi si creano, ad opera dei barbari che arrivano, si creano tutte queste zone diverse. E quindi che succede? Viene sempre più trasformato il latino in quello che viene chiamato volgare. E che succede poi? Che quindi nascono a questo punto le lingue neolatine, si chiamano romanze. Romanzo significa proprio, qui Sam mi può aiutare, romani celoqui, se dico bene, che significa proprio parlare come i romani, ok? E quindi è da lì che viene la lingua romanza o neolatina, come la chiamiamo. Qui vedete in queste cartine, dove c'è il puntino rosso, è dove appunto venivano, si parlavano le lingue romanze, che sono appunto, vabbè, l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, ok? Tutte queste sono tutte derivanti dal latino. Allora, veniamo a noi, arriviamo in Italia, si comincia a, chi, diciamo, la persona, l'imperatore che più si è impegnato nella costituzione di una lingua è stato Federico II di Svevia, che era riuscito a riunire il sud d'Italia in un regno, ok? Il regno delle due Sicilie. E era una persona, veniva chiamato Stupor Mundi perché era una persona che aveva una grandissima curiosità intellettuale, era un uomo che conosceva tante lingue, il francese, l'arabo, lo spagnolo e via dicendo. E aveva proprio questa curiosità e adorava le arti di tutti i generi. E ha riunito nella sua corte, diciamo, tutti gli intellettuali e tutti gli artisti dell'epoca, nella corte di Federico II. Lui era a Palermo, in Sicilia, vedete giù dove c'è il puntino rosso, a Palermo era la sua corte, era là. How is so far? So far so good? Should I say something in English? Recap in English? No, bravo, perfetto. dicevo, oltretutto la posizione di Palermo, della Sicilia, è una posizione fantastica perché essendo nel centro del Mediterraneo, nel cuore del Mediterraneo, era anche
un luogo di incontro e diffusione di molte culture. E tant'è vero che questa corte dove lui, appunto, c'erano tutti questi scrittori che cominciano a scrivere nel volgare siciliano, si chiama la scuola siciliana, ma più che una scuola è proprio un movimento filosofico-culturale. È il primo tentativo della lingua italiana, ma è anche il primo tentativo di integrazione culturale. Sembra una cosa molto moderna, no? L'integrazione culturale, ma è una cosa proprio che, grazie alla mente illuminata di Federico II e alla posizione di Palermo, poteva essere sfruttata in questo modo così ricco. Che succede? Che quando muore Federico II, purtroppo non c'è un successore delle sue capacità, e quindi questa scuola siciliana, diciamo, là dove si era cominciato a scrivere poesie, più che altro poesie d'amore, eccetera, questo gruppo di poeti si trasferisce, diciamo così, la loro eredità viene raccolta da i poeti del Siculo Toscani. Siculo significa della Sicilia, Toscani, cioè loro si trasferiscono in Toscana, e qui veramente è il momento in cui la lingua italiana, il volgare, quello che veniva chiamato volgare, perché volgare viene da volgo significa popolo, gente, quindi è la lingua parlata dalla gente, la lingua parlata dal popolo, dalle persone, è qui che si comincia veramente a creare una lingua ufficiale, potremmo dire. Chi è, ovviamente, lo sappiamo tutti, chi è il rappresentante, quello che viene chiamato il padre in realtà della lingua italiana, è Dante Alighieri, lo conosciamo tutti, è il primo poeta, il primo scrittore che si pone proprio nelle sue intenzioni, c'era proprio il voler creare una lingua unitaria, una lingua nazionale. E alla fine ci riesce come? Ci riesce fondamentalmente scrivendo la Divina Commedia. La Divina Commedia, anche quella penso che la conosciamo tutti, no? Perché nella Divina Commedia lui, non so se, immagino qualcuno di voi l'abbia, vabbè, ovviamente non dico Sam, ma penso anche qualcuno di voi più o meno può sapere di che cosa tratta, ma nella Divina Commedia si trovano personaggi politici, personaggi importanti, personaggi del quel periodo storico che sono importanti in tutta Italia, perché considerate che Dante è di Firenze, Firenze in quel periodo è la capitale economica di tutta l'Europa, quindi in Italia ha una grandissima importanza, e lui lì mette all'inferno fondamentalmente, più che altro, tutti questi politici, tutti questi personaggi importanti, quindi è una cosa che interessa tutti in Italia, ok? Non interessa solo i fiorentini, non solo i toscani. E grazie a questo, proprio per questo motivo, a un certo punto la Divina Commedia viene conosciuta in tutta l'Italia ed è un mezzo per cui la lingua in cui è scritta viene conosciuta in tutta Italia. Ovviamente è più comprensibile a chi conosce meglio il latino, perché considerate che il toscano e il siciliano sono le lingue che sono rimaste più fedeli al primo italiano, no? Quello che è vicino al latino. E tant'è vero che io non so se avete notato, ma nel toscano e nel siciliano, per esempio, si usa molto ancora il passato remoto, che nell'italiano normale non si usa quasi più, cioè nel resto dell'Italia non si usa quasi più il passato remoto, si usa sempre il passato prossimo, no? Anche noi ragazzi in classe passato remoto lo abbiamo guardato, ma non l'abbiamo mai studiato perché non ci serve, no? Per parlare correttamente. Ma il siciliano e il toscano ancora invece usa tanto il passato remoto, perché sono le prime lingue, sono quelle più fedeli, che rimangono più tradizionali, più tradizionaliste.
E quindi che succede? Beh, poi ovviamente non soltanto Dante, altri poeti, Petrarca, Boccaccio, anche loro sempre fiorentini, no? Quelle vengono chiamate le tre corone di Firenze. Anche loro scrivono tante opere che vengono lette, vengono conosciute, quindi sono anche loro autori di questa grande trasformazione poi del volgare, perché naturalmente la lingua comincia a diventare la lingua ufficiale d'Italia, ma ognuno la parla in maniera diversa, o comunque ognuno mantiene il proprio dialetto, ok? Ok, so far so good? You tell me if... ok. Usavamo il passato remoto tanto nei libri che leggevamo con Santo San Martino. Esatto, certo, bravo, professor San Martino, perché quei libri di storia naturalmente usano il passato remoto. Ma anche i libri in genere, anche i romanzi, nei romanzi si usa il passato remoto. Però, ecco, diciamo che nella lingua parlata... sempre meno, si usa sempre meno. Classicamente i giovani italiani non sanno coniugare al passato remoto, perché non si usa. Però sì, bravo, nei libri di storia con il professor San Martino c'è sempre il passato remoto. E, quindi dicevamo che, ecco, nonostante il volgare usato appunto da Dante, da Petrarca, eccetera, fosse considerata ormai la lingua ufficiale d'Italia, i dialetti non si sono mai abbandonati. Dicevamo, no, che fin dal periodo dell'impero romano i dialetti c'erano, sono continuati ad esistere e i dialetti hanno continuato ad esserci, ci sono tuttora, voi sapete bene, poi che siete stati qua, sapete bene quanti dialetti ci sono e quanto siano difficili, no? Quanto siano diversi l'uno dall'altro, è difficile da capire, anche per noi italiani, no? L'abbiamo sempre detto, alcuni sono veramente, diciamo, incomprensibili anche per noi. E comunque diciamo che c'è da considerare anche per i dialetti che fino all'Unità d'Italia, nel 1861, l'Italia era divisa in tanti stati diversi, se vedete anche qua, e poi tutti questi stati erano dominati da stranieri, ok? E quindi tanti dei nostri dialetti hanno delle contaminazioni che vengono proprio da queste lingue straniere. Considerate che, per esempio, se torniamo un secondo indietro, se guardate nella zona del sud, quella verde, quella è una dominazione spagnola, quindi lì in quella zona si sono andati dominazioni spagnoli e francesi fondamentalmente, tanto è vero che il napoletano, ok, il dialetto che si parla a Napoli, voi ci siete stati a Napoli ragazzi, chi di voi è stato a Napoli? Ci siete stati, quindi avrete sentito, no, questo dialetto molto forte, molto particolare, e questa quindi è la zona del napoletano, della Campania, dove c'è Napoli, e ci sono tantissime, se voi guardate qui, tantissime parole che in napoletano sono completamente diverse dall'italiano, ma sono invece molto simili allo spagnolo, al catalano, al castigliano o al francese. Se voi guardate ci sono proprio cose che sono, guardate, fazzoletto in italiano, in napoletano è muccature, perché in catalano e in castigliano si dice mocador, e tutte queste, la palomma, noi diciamo colomba, the bird, loro dicono palomma perché in spagnolo si dice la paloma e via dicendo, e così col francese. Quindi i dialetti sono diversi non solo per il suono, che ovviamente è molto diverso, ma le parole sono diverse, la costruzione delle frasi è diversa e sono tutte cose che vengono da lingue che esistevano prima e da invece
popoli stranieri che hanno invaso e che hanno lasciato tanto della loro cultura. Avete visto anche in Sicilia e a Napoli, per esempio, l'architettura, no? C'è tantissima, in Sicilia c'è tantissima architettura araba, perché sono stati dominati dagli arabi, non è nella cucina, no? In Sicilia c'è la cucina araba, il couscous è un piatto tipico siciliano, ma ovviamente sappiamo che è un piatto tipico, non originariamente siciliano, quindi è bellissimo questo fatto che ci siano così tanti elementi che vengono da tanti posti diversi. E una cosa curiosa anche, che appunto rimane poi nel parlato, ci sono anche dei modi di dire che vengono per esempio dal francese, no? Proprio perché ci abbiamo avuto queste dominazioni francesi. A toute bride, chi è che conosce il francese? Woody conosce il francese, chi altri? Non lo so. Che significa? A toute bride significa molto velocemente. A toute vitesse. A toute vitesse. Esatto, ok, che breed, in inglese si dice breed, si dice bridle, mi sembra una cosa del genere, però l'italiano, no, gli italiani non lo capivano bene il francese, sentivano questa tutte breed, loro l'hanno presa in birra, hanno pensato che fosse birra, e noi adesso diciamo a tutta birra per dire molto velocemente, no? È una cosa stranissima. Dai, dico, sono andata a Roma, avevo fretta, ho guidato a tutta birra, perché c'avevo fretta, quindi è rimasta questa cosa che non c'ha senso, no, se uno ci pensa. Un'altra cosa divertente, la beauté de l'âge. La beauté de l'âge significa the beauty of the age, so, significa una persona che è bella, ma perché è giovane, no, so, I mean, it's easy to be beauty when you are so young, you know. Ma noi age, gli italiani age, l'hanno sentito come an, che significa asino, significa donkey, e quindi noi diciamo la bellezza dell'asino, che veramente è assurdo, che non c'entra niente. Ma noi stessi ci diciamo, ma perché diciamo la bellezza dell'asino, per dire una cosa del genere. Che vuol dire del somaro? Somaro is donkey, asino. Asino, somaro, ok. Sì, sono la stessa cosa. Quindi si dice la bellezza dell'asino, la bellezza del somaro. Quando si dice, certo che è bella, è giovane, no? Quindi è facile. Oh, poi un'altra cosa, per esempio, che è curiosa anche come si è trasformato la forma di cortesia. Voi sapete bene che in italiano abbiamo il formale, no? Il registro formale, noi usiamo il lei quando, no, vogliamo essere rispettosi, quando parliamo con una persona più grande o più importante di noi. Allora, bisogna dire che al tempo dei romani, quando c'era il latino, ai tempi dei romani si dava del tu a tutti. A prescindere dall'età, a prescindere dall'importanza, anche lo schiavo dava del tu all'imperatore, ok? Poi si è passato al voi perché Diocleziano, sempre, no, quando c'era l'impero romano, non so se vi ricordate che è stata costituita la tetrarchia. Tetrarchia vuol dire che c'erano quattro imperatori. Due Augusti e due Cesari, questo Sam lo sa bene. E, essendo diventati, invece di esserci un imperatore, c'erano quattro imperatori, quindi per rivolgersi all'imperatore non potevo dire più tu, perché era più di una persona e si è passati al voi. Quindi automaticamente questo voi è diventato una forma di cortesia, una forma di rispetto. E poi che succede? Che col tempo, vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che c'è stata la dominazione spagnola per lungo tempo in Italia, gli spagnoli hanno portato il lei, cioè venendo dal loro usted. Ok, quindi noi abbiamo,
invece di usare il voi si è passati a lei, per, preso da, sempre da questa contaminazione della, della cultura e della lingua spagnola. Poi lei è stato osteggiato da, forse lo sapete questo, da Mussolini, perché Mussolini, non so se sapete, lui era molto nazionalista, lui odiava tutto quello che era straniero, odiava tutto quello che veniva dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, qualunque cosa, lui non voleva, lui era molto molto nazionalista e adorava i tempi dell'antica Roma. Avete visto a Roma, no? Le cose costruite nel tempo di Mussolini hanno sempre, no, questa architettura che si rifà ai romani. E quindi lui non voleva il lei, non voleva il lei perché veniva dallo spagnolo, quindi ha cercato di rimettere il voi, e il voi si è usato per parecchio tempo, per molto tempo. E veramente ancora oggi ci sono delle zone al sud in cui si usa il voi invece del lei. Per esempio in Campania, appunto a Napoli, ci sono delle zone al sud in cui si usa ancora. Però sappiamo bene che la forma di cortesia normale in italiano è il lei. È una cosa politicale? Beh sì, perché cioè era una cosa... Lo era quando Mussolini non voleva il lei. Ma adesso? No, adesso no, adesso non si sente più assoluta. No, 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 non c'è più questa distinzione. Ormai tutti usiamo il lei e anche chi usa il voi non ha nessuna connotazione politica, no. No, no. E, quindi dicevamo, come vi dicevo prima, fino all'Unità d'Italia... diciamo che quando c'è stata l'Unità d'Italia nel 1861 si è stabilito che la lingua ufficiale italiana fosse il toscano, cioè quello che ormai era entrato in come lingua nazionale. 1861, ragazzi, l'Italia, noi si dice che l'Italia, no, è antica, tanto antico e tutto antico, ma la nostra esistenza come Stato è molto molto recente, no? È molto vicina, 1861. E comunque considerate che però, nonostante la lingua ufficiale fosse stato stabilito essere il toscano, la maggior parte degli italiani non lo conosceva, non lo sapeva parlare, moltissimi erano analfabeti, ok? Tipo circa... Considerate che all'epoca c'erano circa 25 milioni di italiani, di abitanti, e solo meno di 1 milione conosceva l'italiano. Okay, quindi era una situazione molto particolare. E considerate, infatti, si comincia a, diciamo, con la Costituzione italiana, che avviene nel 1948, quindi... molto molto dopo, c'è l'istruzione, l'education per tutti, no? Viene data la possibilità a tutti quanti di andare a scuola e quindi di studiare anche l'italiano. Però considerate, anche in questo caso non tutti potevano farlo, perché molti bambini dovevano lavorare o non c'era la possibilità per i genitori di pagare magari libri o cose di questo genere. Quindi si dovrà aspettare ancora un bel po'. E una cosa divertente che ho letto in questo libro di Luciano De Crescenzo, un autore che io adoro, è un autore, regista, scrittore, un po' tutto, lui in questo libro racconta di quando lui era piccolo e di tutti i suoi parenti, no? Madre, padre, zii, eccetera, e racconta di uno zio che faceva l'interprete con i soldati, per esempio, con i ragazzi che non conoscevano l'italiano e che dovevano magari comunicare, uno di Palermo con uno di Torino, e non potevano comunicare perché parlavano due dialetti diversi, che erano due lingue completamente diverse e non si capivano, e lui faceva da interprete. Si capisce interprete? In inglese sì, interprete è uguale. E,
E quindi lui faceva da interprete a dialetto all'italiano, all'italiano al dialetto. Quindi era proprio una cosa, cioè non è come adesso, è vero che adesso tutti quanti si continuano a parlare, si continuano a parlare dialetti, ma tutti, anche chi parla il dialetto, parla anche l'italiano, quindi capisce e può comunicare con tutto il resto d'Italia. Ma parliamo quando questa situazione, non parliamo di tanto tempo fa, parliamo negli anni 50, eh? Quindi parliamo di 50-70 anni fa, non è una cosa così lontana. Quanti dialetti esistono oggi? Sempre? Mamma mia, guarda, ovviamente non c'è un numero, non abbiamo un numero preciso, però considera che in ogni regione, all'interno di ogni regione, ci sono almeno 5 o 6 dialetti diversi. Wow. Quindi con 20 regioni tu considera che ogni dialetto ha un sottodialetto, una cosa un po' diversa. Però naturalmente i dialetti, chiamiamoli più importanti, ma non per qualcosa, perché il dialetto è importante, sono importanti tutti, però sono quelli che sono parlati di più, no? Da più persone. Quindi naturalmente quelli più che regionali che si parlano di più saranno più o meno 20-25, quelli che sono parlati da più persone. E poi la cosa importante è questa, il fatto che fino a un po' di tempo fa il dialetto è stato considerato come una sottolingua, no? Una forma povera della lingua e che quindi non aveva nessuna importanza, che anzi è stato anche un po' osteggiato, è stato anche un po', si diceva anche che non si doveva parlare il dialetto, però il dialetto è comunque una testimonianza di una cultura, quindi adesso invece si cerca di non dimenticarli. Qualche anno fa c'era stata addirittura una proposta di insegnare i dialetti a scuola, ovviamente in ogni una scuola della propria regione, della propria zona. Questa cosa non è mai successa in realtà, però si vorrebbe cercare di non dimenticarli, perché comunque è una ricchezza, no? di una cultura che viene da centinaia di anni, quindi. E comunque ecco, la cosa particolare, un po' strana, forse buffa, non lo so come vogliamo dire, è che l'evento che ha avuto maggior impatto, maggior importanza per l'unificazione della lingua è stata probabilmente la TV, la televisione, prima la radio, poi la televisione, perché ha portato nelle case di tutti gli italiani un'unica lingua, no? Cioè a casa di una persona a Palermo, a casa di una persona a Milano, la TV era la stessa, le persone che parlavano erano le stesse, l'italiano che entrava in quelle case era lo stesso, e quindi da lì, diciamo, si è cominciato a parlare di un italiano standard, chiamiamo così, che è quello che appunto viene usato nelle trasmissioni. Considerate che la televisione italiana è nata nel 1954, quindi abbastanza tardi, con un unico canale, tipo all'epoca ce n'era uno solo, quindi era molto unificata, no? Ovviamente era ancora più settorializzata. E quindi già questo, ovviamente le trasmissioni che portavano notizie e via dicendo, ma anche c'è stato un programma di questo maestro. Questo programma si chiamava Non è mai troppo tardi, significa It's never too late, e lui ha fatto questo, aveva questo programma tutti i giorni in cui insegnava l'italiano in TV. Ed è stato un programma seguito moltissimo, tantissime persone hanno imparato l'italiano grazie a questo maestro, e anche mio fratello, lui lo seguiva, mio fratello andava a scuola, ma era un bambino, era piccolino, gli piaceva tanto questa trasmissione e la seguiva.
Però ecco, è stata utile per gli adulti che non, ovviamente non andavano più a scuola, ma che non conoscevano l'italiano e che hanno potuto impararlo così. E molti hanno preso il diploma, hanno preso la licenza della scuola, proprio con grazie a questo maestro Manzi, insomma, che è stato una cosa molto, molto seguita. È molto amata. Come si chiama il professore? Manzi. 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 Il maestro Manzi è molto famoso in Italia. Beh, certo, la generazione mia, quelli più giovani non lo conoscono più, ovviamente. Però è stato molto bello, una cosa... E adesso siamo arrivati ai giorni nostri in cui l'italiano ormai... Vabbè, tutti conosciamo l'italiano, purtroppo sembra... che si stia impoverendo l'italiano, ma non so se sia un destino di tutte le lingue nel mondo, perché con, a quanto pare con i messaggi, la tecnologia, eccetera, la lingua diventa sempre più semplice. Però noi, la lingua italiana, come anche come i ragazzi sanno, è piena di inglese. Noi prendiamo, oltre al fatto che usiamo tantissime parole inglesi, tantissime espressioni inglesi, che, vero ragazzi, noi italiani non sappiamo pronunciare, pronunciamo malissimo, e che usiamo nel modo sbagliato, perché tante volte non sappiamo come effettivamente come usarle, però ne usiamo moltissime, quindi usiamo... parole anche che noi anche abbiamo in italiano, ma ormai usiamo sempre l'inglese, che viene ovviamente perché ormai l'inglese, oltre a essere la lingua più studiata in Italia, ma penso in tutto il mondo in effetti, è anche estremamente importante per tutto, no? Cioè ormai anche noi sappiamo bene che se non sappiamo l'inglese non si va da nessuna parte. Quindi ci sono tanti termini inglesi che noi usiamo, più quelli che noi ci inventiamo, cioè nel senso che prendiamo i termini inglesi e li italianizziamo, no? Come cliccare, to click, no? E noi diciamo quando vogliamo, usiamo il mouse, diciamo cliccare e... tante altre cose che adesso mi sfuggono, però lo sapete, insomma, quando siete stati qua ne avrete sentite di cose terribili che noi usiamo. E quindi alla fine abbiamo fatto tutto un giro in cui l'italiano è sempre stato influenzato da culture straniere e continua ad esserlo. E quindi un po' ci arricchisce, si arricchisce di nuovi termini, di nuovi modi di vedere, di intendere la lingua e la vita. Che dite? Voi quando stavate qua vi siete resi conto di tutte queste cose, di tutto questo inglese che c'era dentro? Sì, immagino. Che quando si parlava in italiano c'era sempre qualche parola. È vero che voi è da un po', insomma, voi siete stati qua un po' di tempo fa, adesso è proprio una cosa, in ogni frase italiana ci sono almeno due parole in inglese, e quindi specialmente nelle pubblicità e nelle trasmissioni. Allora ragazzi, va. Io avrei finito. Avete domande? Ci sono cose che vi sembrano curiose, strane, cose di cui volete parlare? I professori di latino vogliono, c'hanno qualcosa in più da dire? O da correggermi? Bravissima, bravissima, niente. Niente, sono stata brava, Sam. Bravissima. Io ho una domanda. Ieri sera ho cominciato a guardare un programma sulla TV, su Netflix, si chiamava, scusa mio figlio, La guida astrologica alle cuore infranti o qualche cosa così? Mm-hmm. È popolare in Italia anche?
No, è veramente la prima volta che lo sento. È carinissimo, è la carinissimo. Ho guardato forse 3 episodi, però era carinissimo e voglio finirlo. Adesso me lo segno, come si chiama la guida astrologica? La guida astrologica per cuori infranti, oppure in inglese The Astrological Guide to Broken Hearts, è un tipo di rom-com, semplicemente qualche cosa di commedia, niente di che, però è carino. Carino, mi piace, lo voglio vedere. Sì. Lo voglio vedere, sì sì, infatti. Poi c'è un mio amico americano mi ha detto che lui adesso sta vedendo, oddio, i Sopranos. The Sopranos. Dice da che molti anni fa. Che è un po' vecchio, vero? Ma io non l'ho mai visto. Stanno facendo una nuova stagione. Ah sì? Sì, con il figlio. Come si chiama? Ah, ok. Sì. Perché io non l'ho mai visto. Lui mi ha detto che è fighissimo. E quindi lo voglio vedere. Se è così, se poi è nuova, mi piace, voglio vederla. Vabbè. Allora, ragazzi, vai, raccontatemi, ditemi qualcosa voi, su. Devo dirlo sì. In inglese. Va bene. Can all of you Italophiles recommend another series for some old guy like me who wants to work in his Italian? Ah, ok, good question. Ho cominciato Luna Park, ma non mi piace. Piace? Non... Volevo sapere se sta bene, perché adesso Netflix no, mi raccomanda vale tanto. Non, per me non vale la pena. Non vale la pena? No. Ok. Ma tu dici di serie TV, non film? You mean anche... Anche due. Ok. Beh, perché dei film italiani carini ce ne sono. Le serie TV io italiane carine non ne conosco. Forse perché io guardo la TV, raramente guardo tipo Netflix, queste cose qua. Quindi non quelle che fanno in TV di serie italiane non valgono la pena. Per esempio, in francese, per imparare come si dice, slang in italiano? Slang? Ah. Appunto, vedi? Per imparare il slang di oggi in Francia, the series 10% è molto molto bello, molto interessante, molto interessante, molto amusing, 10%. Ok. Quindi io cerco la stessa cosa in italiano. In italiano. Ok, sai che voglio fare? Innanzitutto voglio vedere questo che diceva Erika, questa guida astrologica. Poi voglio guardare anche altre serie italiane lì in Netflix o questi qua, così magari te lo posso dire anche Woody. Dico, guarda, questa è carina o quella non è carina. Perché effettivamente sono molto molto utili per la lingua. Io lo vedo che qualche volta cerco di vedere le serie americane, ovviamente in lingua originale, perché sai, noi siamo pigri, no? Noi italiani abbiamo tutto doppiato, vi ricordate che noi abbiamo tutto doppiato in italiano, quindi io le serie americane ne vedo tantissime, ma tutte in italiano. Quindi... Per me, per imparare le lingue straniere, mi piace guardare i film americani o di inglese originale, dubbiati, come dici. Ah, ecco. Perché se so la storia, se so cosa che ti dicono, certo, ma riesci. Non so come dirlo in italiano, si impara meglio. Si impara meglio così. Infatti è una buona tecnica. Cynthia, voi ascoltate le podcast? Qualcosa sì. Sì, qualcosa... ci sono alcuni belli. Sì, di podcast ce ne sono interessanti. Quelli li posso condividere con voi, ce n'ho alcuni.
Anche quelli tipo delle notizie Sì, italiane. infatti ci sono tante di persone che appunto discutono o comunque presentano, parlano di cose di attualità, di Sì, come dici tu. Ok, bello. allora adesso mi faccio una lista e lo condivido con tutti voi, così almeno riuscite. Ma voi state continuando a studiarlo l'italiano o ascoltarlo? Perché lo parlate ancora così bene tutti quanti. Che fate? Io ho cominciato a guardare questo su Netflix ieri per preparare. Che bravo, però dai, provare, se non ce l'hai, non ce l'hai, però se proprio ve lo ricordate benissimo, anche Sam, pure tu te lo ricordi benissimo. Per viaggiare, se Ah. voglio viaggiare in Italia devo parlare bene, quindi devo praticare molto. Certo, ma come pratichi? Viaggiando, Viaggia, appunto, una cosa tira l'altra. così Infatti, è meglio così sempre. sì. Ma Sam, puoi viaggiare adesso? No, No. adesso no. Ho un lavoro nuovo e ancora non sono insegnante, sono amministratore Ah. qui in scuola nuova, quindi non ho l'opportunità di viaggiare con gli studenti in Italia da 3 anni, Ah. quindi Ah, ok. e adesso ho Covid, quindi non Ah, certo, posso comunque non viaggiare. l'avresti potuto fare. È vero, Dove perché prima tu stai? vi portavi sempre in Italia, ragazzi. Dicevi, Woody, scusa? Mi domando dove lavora Sam adesso. Ah, The Master School, Dobbs Ferry, New York. Ci sono. Ok, conosco. Ma io non ho preso, non ho visto l'aeroporto di Boston since November 2019. Mamma mia, Mannaggia. No, è non vero. è normale per me. No, è una tristezza, è una cosa strana proprio. Sì. Infatti è proprio. Vabbè. Mi manca tanto Sì, l'Italia. manca Devo moltissimo, manca veramente ancora tanto. portare i figli a Viterbo a trovare la mamma. È Quello certo, che faccio io. brava! Infatti, mio figlio non è mai stato in Italia. Io Madonna. ho finito il master in italiano a dicembre 2020 e poi basta. Adesso Mamma, quanti anni ha? 4, ha fatto Mamma. 4 il mese scorso e ho una figlia che ha 20 mesi adesso. Oddio, piccolissima. Tremenda. Piccolissima, immagino. Mamma mia, Josh, tu che fai? Figli, moglie, sei scavolo, sei single, che fai? Ancora single. Sei ancora Io single? Goli. è Bravo. stato un anno troppo difficile, ma sta migliorando. Ok, va bene, poi libero come dice Britney, libero, bello così almeno. Sì. Magari io ho preso il Covid durante Natale. E allora ho 90 giorni di viaggiare. Allora Ah. arrivo subito in Italia. Bravo, bravo, Non subito, so quando, ma subitissimo. ogni giorno controllo i voli. Bravo, bello, mamma mia, è una gioia. Buona, Angela. Sarebbe troppo, troppo bello, infatti. Mamma mia, cioè, finché si riesce a tornare a una vita normale. Vabbè. Tara, non ti vedo più. Ci sei ancora? Sì, Eccola, ancora qui. ancora lì, bella. Tu, l'italiano? Lo Ah. parli ancora un pochino? Ho capito più di metà. Brava! Non sapevo se capirò niente, ma più di metà. Ah, invece hai capito? Brave. Eppure Judith ha capito, mi sembra, vero? Te lo ricordi ancora un po' l'italiano, Judith?
Sì. Vabbè. Un po', Paolo, sto parlando un po' adesso, Alessandra, molti anni fa non parliamo con nessuno. So, sì. Infatti, che se sì. uno non parla poi è un disastro. Vabbè. Allora, a me aveva detto Susan che dovevamo lasciare, che all'una c'è una riunione con il direttore, con l'executive director. Quindi... È postponed? Ah, ok, meno male. Yes, thank you. Thanks, Josh. Yep, so you guys can stay on, you can keep talking and just have fun, but I'm still here in the background. Ah, ok. Ah, okay. Oh, you are ready. Grazie. Prego, cara. I'm going to have to leave you all. So nice to see you all and hope perhaps we can get together in Viterbo in April if the reunion, if the celebration of 20 years happens. Yes. Alessandra, I don't know if the rest of you know this, but I hired Alessandra 21 years ago. And thank you for remaining so faithful for so long. Thank you so much. That was, you know, being the soul of Visuaya Viterbo. Yeah. So you're the reason we made it that first year for sure. I cannot imagine the program without you. What was your year, Brittany? I was the first year. I was 2001, 2002. Okay, there we go. Yeah. Well, so thank you for being a brave pioneer. Yeah. It was a great year. Thank you, Woody. Thank you so much for you know, being with us. And if you come up with some suggestions for series or movies. Yeah, I will check and let you know for sure. Okay. Grazie. I hope to see you soon. Grazie. Ciao, Alessandra. Ciao. Ciao.